adesso è un Pescara diverso, si sta vedendo un Pescara che può lottare per la Serie A. Ma noi già lo sapevamo perché sapevamo le nostre qualità, il gioco non ci aveva portato frutti, magari anche perché non avevamo ancora molto feeling tra di noi, però ora stiamo giocando bene, non ci impensieriscono le squadre avversarie, anzi andiamo in campi difficili a imporre il nostro gioco. E niente, c'è da continuare così, non c'è da adagiarsi e ritornare magari in periodi peggiori. Hai perso un compagno di squadra come Maniero, ne hai acquistato un altro che alla prima partita, perlomeno da titolare dall'inizio, in una posizione diversa, ha segnato due gol, cambiato poco. Ma io con Christian ci ho giocato anche l'anno scorso, quindi lo conosco. Sì, con Maniero mi ero abituato a giocarci, però purtroppo durante l'anno succedono anche queste cose, ci sono durante il mercato questi diciamo inconvenienti, ma niente, noi mi dispiace per aver perso un amico, però ora guardiamo avanti e pensiamo a quello che abbiamo. Adesso giochiamo io e Christian, abbiamo giocato, ci troviamo bene, speriamo di continuare così. Federico, parliamo per chiudere di questa gara di sabato con la Ternana. Ci saranno alcune assenze importanti nella formazione Umbra, una squadra difficile che anche all'andata vi creò qualche problema, però il Pescara, insomma, dovrà cercare di conquistare la vittoria e potrà contare anche sul calore dei tifosi che contorneranno a fare il tifo dal primo minuto. Sì, quello è una cosa importante, molto importante perché abbiamo bisogno, specie a Pescara, dove il tifo può essere davvero un'arma in più, abbiamo bisogno assolutamente del loro calore. Sì, la Ternana è una squadra forte, è una squadra che può metterci in difficoltà, però noi le qualità le abbiamo, il gioco lo abbiamo trovato. Dobbiamo continuare la serie positiva.